Farò arrabbiare molte persone con questo video. Avete letto benissimo il titolo. Se avete questa applicazione oppure utilizzate spesso il sito web, e sicuramente l'avete fatto, almeno una volta siete stati truffati. Ma di cosa sto parlando? Sto parlando di Amazon. Sì, avete sentito bene, Amazon. E no, non sto dicendo che Amazon in sé vi truffa. Non si sa mai, Jeff, non mi denunciare. Sto dicendo che molteplici prodotti presenti in vendita su Amazon sono in realtà delle truffe. Prima di iniziare, il 97% di voi guarda i miei video ma non è iscritto. È tantissimo! Cioè, potremmo essere molto di più. Vi prego, iscrivetevi, supportatemi, così vi porto tantissimi contenuti interessanti, nuovi. A voi non cambia niente, ma a me fa la differenza. In che senso direte voi? Beh, sicuramente avete sentito parlare delle recensioni false, di questo fenomeno. Oggi andremo ad approfondirlo perché io so benissimo come funziona, sono stato contattato anch'io per far parte di questa grande truffa e vi spiegherò cos'è, come funziona e come riconoscerla. Bene, partiamo spiegando un attimo, ma perché le recensioni sono una truffa? Beh, se io cerco per esempio su Amazon asciugacapelli, mi vengono fuori tantissimi risultati, perché ovviamente diverse persone, diverse aziende vendono asciugacapelli su Amazon. Ma perché per primo mi esce proprio questo? Perché questo? Ovviamente Amazon dà priorità, dà più visibilità, oltre alle sponsorizzazioni, quindi io azienda pago per far sì che il mio prodotto venga mostrato prima di altri, ma dà credito anche alle recensioni. Quindi più un prodotto ha recensioni positive, più ovviamente sarà in alto nella lista di prodotti che Amazon ti mostrerà. Di conseguenza, l'utente pigro, ma io stesso, ma la maggior parte delle persone, per quando fanno un acquisto su Amazon, soprattutto se è una cosa di ordinaria utilità, non perdono tempo a scorrere tutti i risultati, ma guardano bene, questo arriva domani, sì, ha un prezzo che mi sta bene spendere, sì, ha una media di 4 stelle e mezzo nelle recensioni, sì, compra. Velocità, la gente vuole velocità e quindi per non stare a scorrere su, si compra sempre il primo o comunque uno tra i primi prodotti che vengono fuori nella nostra ricerca. Vi sarà capitato per forza che almeno una volta, almeno una, il prodotto che voi avete acquistato non vi ha soddisfatto. Ma avete letto recensioni positive e belle, però la qualità era scadente, si è rotto dopo pochi mesi. Ditemelo, scrivetemelo nei commenti se vi è capitato, perché sicuramente vi sarà successo. È impossibile. A me è successo, ma non perché sono un acquirente, diciamo, molto irrazionale e impulsivo, ma perché ci sono cascato all'inizio. Dopodiché mi è successa una cosa. Sono stato contattato su Instagram, se non sbaglio, da un ragazzo che mi voleva vendere un corso da pochissimo prezzo, sto parlando tipo 30 euro o poco di più, per guadagnare con Amazon. Cioè, su internet è pieno di fuffaguru, però questo è successo, ragazzi, almeno 3-4 anni fa. Ancora tutti i fuffaguru che vendono come diventare milionari non c'erano. Ho detto, vabbè, vediamo, era se non sbaglio il periodo del Covid, ero chiuso in casa, ho detto, proviamo. In cosa consisteva questo corso? Questo corso, adesso farò arrabbiare molte persone con questo video, mi spiegava i trucchetti per entrare in questo business delle recensioni false, ovvero questo corso permetteva di ricevere gratuitamente dei prodotti da Amazon, avere prodotti gratis, mettendo una recensione a 5 stelle, puoi rivenderli su altre piattaforme come Subito, così. Ma come funziona? Per prima cosa, conoscere determinati canali su Telegram. Determinati canali che adesso vi mostro qui, ma non per sponsorizzarli, cioè per anche farli chiudere, se prima non chiudono il mio canale. Tra l'altro, un'azienda famosissima che io, cioè, ci sono rimasto male, perché era un marchio che io reputavo affidabile, buono, Oki, le persone a cui piace più la tecnologia tra di voi la conosceranno, perché comunque è un buon marchio, oggettivamente, qualitativamente non mi dispiaceva. Anche Oki comprava le recensioni ed è stata per questo bannata da Amazon. Torniamo a noi. Lo step è semplice, trovi questi canali Telegram, ok? All'interno dei canali ci sono prodotti, liste di prodotti, la maggior parte sono qualitativamente osceni o comunque sono inutili, qualcosa di carino, qualcosa che non posso mostrare su YouTube, qualcosa di completamente inutile, ok? Però in mezzo a quelli si trovano delle cose, per esempio avevo visto degli smartphone, delle batterie, che anche lì è pericoloso, comunque tanti prodotti che non necessariamente fanno schifo. È un modo che hanno le aziende, principalmente cinesi, per far crescere il loro prodotto. Non è una cosa così brutta, però allo stesso tempo è un modo di farsi pubblicità in maniera scorretta, se dal mio punto di vista. Ma dato che hanno bannato Oki da Amazon, penso che sia universalmente riconosciuto che sia così. Quindi si seleziona il prodotto che si vuole, dopodiché tramite questi canali Telegram ci sono due tipologie: o si chatta con una persona vera fisica, oppure c'è un bot, ok? Si comunica che si vuole acquistare questo prodotto, verrà mandato dalla persona fisica o
o dal bot il link per acquistare questo prodotto. Così, innanzitutto, chi fa questo lavoro, lavoretto, ovvero di mandare il link alle persone, di dargli istruzioni alle persone, ci guadagna tramite i link di affiliazione di Amazon. E poi così uno si assicura che tu vai a comprare esattamente il prodotto giusto di quel venditore che vuole sponsorizzarsi. Dopodiché, i step da fare sono i seguenti. Comprare il prodotto a proprie spese, aspettare che il prodotto arrivi, quindi un giorno, aspettare circa 3-5 giorni quando arriva a casa il prodotto, una o due settimane, ok? Innanzitutto, nell'attesa di queste 1-2 settimane dall'arrivo del prodotto, si manda su Telegram alla persona, al bot, il proprio link del profilo Amazon e magari l'email di PayPal, perché poi i produttori rimborseranno la spesa, ok? Rimborseranno su PayPal la spesa. Quindi, io provo il prodotto, così faccio finta almeno di provare il prodotto. Dopo una settimana così metto una recensione a 5 stelle su Amazon. Ovviamente il profilo deve essere, ci sono delle condizioni rigide, devo avere almeno già fatto delle recensioni in passato, non devono esserci tutte recensioni a 5 stelle, aver fatto almeno tot acquisti. Le regole sono strette, stringenti, ok? E dopo che la mia recensione a 5 stelle sarà stata pubblicata, io dovrò mandare il link della recensione al bot o alla persona fisica che entro ancora 7 giorni lavorativi mi manderà il rimborso. Questo metodo è quello che succede, ok? Dei prodotti hanno tante recensioni false comprate da utenti che hanno così ricevono il prodotto gratis o addirittura qualche piccolo compenso, stiamo parlando di pochi spiccioli in più, che appunto però questi prodotti sono prodotti gratis, quindi poi dopo se a una persona servivano a un prodotto gratis senza fare fatica, se una persona non serviva lo rivende e ci guadagna qualcosa. Lo rivende su Facebook Marketplace, su Subito, su eBay, chi più ne ha più ne metta. E poi invece l'utente su Amazon ignaro compra il prodotto che magari non è così buono, non ha queste stelle. Direi che il succo del video è questo, io vi ho spiegato come funziona questa truffa, quindi state attenti alle recensioni. E voi dite, va bene, ci hai detto come funziona. Io non sono un truffatore, quindi quello che hai detto non mi interessa perché non mi voglio mettere a fare questo tipo di business. E come faccio a difendermi? Beh, c'è un sito che vi permette appunto di verificare se le recensioni di un prodotto sono vere oppure no. Come? Scopriamolo subito da PC. Ok, ecco qui andiamo a prendere un paio di auricolari Bluetooth per fare l'esempio. Basterà cliccare sull'articolo su Amazon, copiare il link da in alto dal tasto condividi e andare su questo sito, Review Meta, che vi metterò in descrizione. Incolliamo il link del prodotto e adesso dopo pochi secondi ci dirà se le stelle corrispondono o no. In questo caso sì, abbiamo 30 potenziali recensioni false, ma Amazon ci dà 5 stelle e questo sito, Review Meta, ci certifica che le recensioni sono vere. Quindi questo prodotto ha una media di 4,5. Non si può dire la stessa cosa per quest'altro paio di cuffie, che come potete vedere il 55% delle recensioni sono potenzialmente false, di conseguenza quelle reali sono 758 e il suo vero punteggio è di 4,6, che non è bassissimo, però grazie a questo sito potete scoprire le vere truffe. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel pollicione in su. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel pollicione in su. E da Federico Sgambellori è tutto e ci vediamo in un prossimo video.